E bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In primo piano la cronaca, un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in provincia di Brindisi sull'Austuni Martina Franca. Il 25enne era in sella al suo scooter quando, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto. Vano ogni tentativo dei sanitari di rianimare il ragazzo. E continuiamo con la cronaca. Le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno svolto una serie di controlli fiscali nei confronti dei titolari di bed and breakfast, residenze estive e case vacanze, finalizzati a verificare la regolare dichiarazione al fisco dei redditi derivanti dalla locazione turistica. Dagli accertamenti fiscali è emerso che i 14 contribuenti controllati hanno omesso di dichiarare i redditi rinvenienti dalla locazione turistica di immobili ubicati nei comuni di Taranto, Martina Franca, Avetrana, Manduria, Castellaneta e Mottola. I redditi occultati al fisco ammontano a 125.000 euro. E parliamo di morti sul lavoro. La Puglia si colloca in zona arancione a livello nazionale, la Basilicata in zona bianca. E quanto emerge dal report effettuato dall'osservatorio Vega, che fa riferimento al primo semestre dell'anno. Sono 19 gli incidenti mortali avvenuti sul lavoro in Puglia nel primo semestre del 2023. Bari è la provincia dove si sono registrate più vittime, seguita da Brindisi, Foggia, Lecce, Labatte e infine Taranto. Sono i dati emersi dal report effettuato da Vega, Osservatorio Sicurezza e Ambiente. Numeri che si riferiscono a morti sul lavoro e infortuni avvenuti in Italia da gennaio a giugno scorso. La Puglia si colloca così in zona arancione insieme a Valle d'Aosta, Campania, Calabria, Sicilia e Piemonte. Numeri positivi per la Basilicata, che si trova invece in zona bianca con solo 2 morti sul lavoro nel primo semestre dell'anno. Le regioni con un'incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale sono Umbria, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In totale in Italia sono stati 346 gli infortuni mortali registrati sul lavoro e 104 in itinere. Dato drammatico è quello legato all'età delle vittime. Per l'osservatorio Vega c'è un'elevata incidenza di mortalità tra giovanissimi con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, livello d'emergenza elevato per i lavoratori stranieri, il rischio di infortunio mortale è quasi il doppio rispetto agli italiani. Numeri inquietanti che narrano le tragedie personali di chi ha perso un familiare mentre svolgeva la propria attività lavorativa, ha affermato il presidente di Vega, Mauro Rossato. E dopo 6 mesi ciò che ancora desta preoccupazione è l'incidenza di mortalità tra i giovanissimi, perché ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, infatti il rischio di morire sul lavoro è quasi doppio rispetto ai colleghi che hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, prosegue il presidente, se dal confronto con l'anno scorso possiamo considerare positivamente la diminuzione del 22% degli infortuni denunciati, dobbiamo però sempre riportare alla memoria come nel 2022, in particolare nei primi mesi dell'anno, fossero ancora molti gli infortuni denunciati commessi al Covid, che oggi invece non compaiono quasi più nelle statistiche. Beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sequestrati nel 2003 e confiscati nel 2009 sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo che la Corte d'Appello di Bari ha revocato il decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari. La sentenza d'appello, che ha capovolto quella di rigetto della revoca della confisca, è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. I beni erano di proprietà di Mario Coluccia, di 58 anni, del quale si sono perse le tracce nell'aprile del 2003, all'epoca ritenuto vicino al gruppo criminale che fa capo alla famiglia Fornelli. Tra i beni che stanno per essere restituiti alla moglie Nicoletta Fornelli, curatrice dello scomparso Coluccia, vi sono 7 appartamenti a Bari in via Mendola e in via Fanelli, 7 locali commerciali a Bari e Foggia, tra cui un capannone industriale, 2 ville nel complesso residenziale di Rosa Marina, 2 palazzine a Casa Massima e un appartamento a Lecce. Incendi in Puglia, arriva dalla giunta regionale la richiesta del governo dello stato di emergenza. Continua ad essere una vera e propria calamità che nelle ultime ore ha flagellato in particolare il Salento. La giunta regionale pugliese, in una riunione straordinaria, ha deliberato di richiedere alla presidenza del Consiglio dei Ministri la proclamazione dello stato di emergenza per i territori della regione gravemente colpiti dagli incendi che si sono verificati nel mese di luglio, dal Salento alla Murgia sino al Gargano.
Tra gli episodi più gravi, gli ultimi nel Leccese, a Torremozza, dove le fiamme hanno interessato circa 200 ettari tra bosco e macchia mediterranea. Due i Canadair impegnati sul territorio con circa 70 lanci per fermare i due fronti del rogo che ha visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, Ugento, associazioni di protezione civile, ARIF e forze di polizia. La richiesta dello stato di emergenza quindi è dovuta all'eccezionale situazione meteorologica e climatica che è associata alla permanenza di temperature estreme, all'assenza di precipitazioni e condizioni di ventosità, ha determinato situazioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, spiegano dalla regione Puglia. I roghi hanno procurato danni al patrimonio boschivo e ambientale, a quello agricolo, agli insediamenti civili, rurali e attività commerciali, fanno sapere ancora dalla regione, mettendo in serio pericolo la vita delle persone. E cambiamo argomento, si è parlato di Europa a Matera in un incontro promosso dal Circolo del Partito Democratico. Ha ancora un senso l'Europa? E questo è il tema di un incontro promosso a Matera dal Partito Democratico, una occasione per interrogarsi sul valore dell'essere parte di una comunità che ha un impatto sempre maggiore sulle scelte non solo politiche ed economiche dei singoli paesi. Abbiamo raccolto l'opinione di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, e di Antonio De Caro, presidente ANCI e sindaco di Bari. Ha molto senso parlare di Europa e l'hanno scoperto addirittura i più scettici, l'hanno scoperto durante la pandemia, in un periodo nel quale il mondo si è ritrovato improvvisamente a dover affrontare un'emergenza non prevedibile. In quel momento si è avverata ancora una volta la profezia di uno dei più grandi padri fondatori dell'Europa, Jean Monnet, che appunto diceva un bel po' di anni fa che l'Europa si sarebbe formata e forgiata nelle crisi che l'avrebbero attraversata. E così è avvenuto durante la pandemia, siamo stati capaci di dare una risposta forte, solidale, unita a un problema vissuto da tutto il nostro continente, da tutto il mondo, e poi ancora la guerra, la invasione criminale della Russia di Putin all'Ucraina. Ancora una volta abbiamo riscoperto l'Europa con una voce sola, capace di difendere una popolazione ingiustamente aggredita e uno Stato sovrano ingiustamente aggredito. Abbiamo sicuramente iniziato con un'Europa economica, non dimentichiamo, perché spesso sottovalutiamo il fatto che l'Europa ci ha permesso il libero scambio delle persone, ma anche il libero scambio delle merci. È diventata adesso un'Europa più politica, con la condivisione di obiettivi, con la condivisione di valori, di ideali. Pensate anche agli interventi che stiamo facendo nelle nostre città con finanziamenti europei, fondi di coesione, i fondi del PNRR di cui si sta parlando anche in queste ore. Sono risorse importanti che ci permetteranno di migliorare le condizioni di vita delle nostre comunità. Rimanenti della storia. La rimodulazione del PNRR ipotizzata dal governo potrebbe definanziare parte dei 600 milioni di euro che i comuni della Puglia hanno già impegnato per progetti di rigenerazione urbana. Lo denuncia in una nota ANCE Puglia. Secondo l'organizzazione, a rischio ci sarebbero 49 progetti volti alla rigenerazione delle periferie della città metropolitana di Bari e 189 progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione. In una dichiarazione congiunta, i parlamentari pugliesi di Fratelli d'Italia affermano le preoccupazioni dei comuni e associazioni di categoria sono del tutto infondate. Tutti i progetti saranno realizzati. Ci spiace, sostengono, rilevare oggi che tutti si concentrano sulla riprogrammazione e nessuno osserva la grande visione del Paese che con il Repower dell'Unione Europea promuove il più importante programma di sostenibilità energetica e ambientale mai visto prima. E a Taranto, convegno sulla transizione ecologica. Tra gli ospiti c'era anche l'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecorario Scanio. Realizzare la transizione ecologica con azioni concrete, tutelando ambiente, paesaggio e biodiversità. È il tema al centro del convegno Agricoltura e Rinnovabili insieme per la transizione ecologica della Puglia, le best practice amiche del paesaggio e del mare. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Fondazione Univerde ed ex ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. Non è un caso scelto Taranto in un luogo che richiama la tutela dei delfini, la tutela del Golfo di Taranto, su cui io peraltro, come si sa, propongo un santuario dei delfini sul modello del santuario dei cetacei che abbiamo fatto nel Mar Ligure, perché è scandaloso che non si faccia una protezione adeguata di questo golfo. Ma la cosa importante, presentiamo anche la best practice che è stata realizzata qui da Renexia insieme proprio
al centro di osservazioni importantissimo Ionian, che è quello di aver realizzato il primo impianto eolico fatto nel Mediterraneo, però in collaborazione con chi si occupa di tutela dei cetacei, perché anche l'attività dell'impianto rispettasse la vita marina. Durante il convegno sono state illustrate best practice ed esperienze positive grazie alle nuove tecnologie che, dall'agricoltura all'economia blu, offrono nuove opportunità di sviluppo nel rispetto di ambiente e sostenibilità. Che sia il risultato la produzione di energia termica o elettrica o biocombustibile, l'agricoltura gioca un ruolo primario in questa attività. Basti pensare ad esempio in una delle ultime realizzazioni che è stata fatta, quella di creare una stazione di biometano accanto a un allevamento. Quindi oltre alla produzione di latte e prodotti caseari abbiamo una vera e propria stazione che eroga biometano, tra l'altro a condizioni economiche favorevoli. Continuiamo a portare avanti un modello economico che sia inclusivo per la comunità quindi di Taranto, ma che allo stesso tempo possa rispettare il proprio ambiente. E ci spostiamo a Foggia. Ieri la festa del cibo di strada promossa da Campagna Amica di Coldiretti. La festa ha proposto la valorizzazione dei prodotti locali e la qualità del cibo selezionato e tracciato. Avvicinare i prodotti di eccellenza che garantiscono qualità e genuinità ai consumatori è la mission di Campagna Amica, realtà di valorizzazione alimentare di Coldiretti. E su questa linea Foggia ha ospitato la festa del cibo di strada. Sì, per l'apertura che avremo a settembre, il 16 settembre, del mercato coperto di Campagna Amica abbiamo deciso di fare questa festa direttamente in piazza, decidendo di portare la campagna, i prodotti agroalimentari ovviamente del territorio, direttamente in città, così che la gente possa degustare direttamente dal produttore al consumatore quello che il prodotto e che la nostra terra ci offre. Perché Campagna Amica ha questa grande potenzialità, è il più grande mercato di prodotti locali diretto a livello europeo. Il fenomeno del cibo di strada ha radici molto antiche che risalgono ai Romani, dove gran parte della popolazione era spesso solita gustare i pasti in piedi e velocemente in locali aperti in prossimità della strada. Il cibo di strada è acquistato da più di un pugliese su due ed è gradito anche ai turisti. Se utilizza i prodotti a chilometro zero, unisce le eccellenze produttive all'assicurazione di sana alimentazione e valorizzazione delle risorse della terra dauna. Ad oggi è fondamentale avere il prodotto a chilometro zero, prodotto di eccellenza, prodotto locale, che non subisca chissà quali trattamenti e che non subisca chissà quali ovviamente passaggi. Ha chiuso i battenti l'edizione 2023 di TEDx Barletta, un successo di partecipazione negli spazi del castello. Il rumore è stato il tema scelto per la quinta edizione del TEDx Barletta. Voci forti e libere hanno echeggiato nella piazza d'armi del castello barlettano. In questo clima, i talks proposti quest'anno hanno accompagnato il pubblico rispettando il principale scopo dell'evento, smuovere gli animi e dare voce alle idee che meritano di essere condivise. La conferenza spettacolo, che ha registrato il tutto esaurito, ha proposto diverse tematiche sociali, culturali, scientifiche, tecnologiche e artistiche. È stato bellissimo, soprattutto condividere con il pubblico, con tutti i ragazzi, insomma, la mia esperienza e le mie riflessioni un po' sull'argomento, sì, del rumore, nel mio caso più specifico sulla voce, che è l'elemento che mi accompagna da tutta la vita e che, insomma, attorno a cui ruota tutta la mia vita e tutte le cose che faccio, perché canto, insomma, faccio doppiaggio, recito. Ho parlato, diciamo, del mio rapporto con il rumore, quindi come l'ho vissuto, facendo capire che il rumore ha sia lati positivi che negativi, ma forse c'è bisogno di uno sguardo più creativo e tollerante verso il rumore. E ho concluso l'esibizione con un brano che è uscito proprio stanotte, ma che ho scritto a 17 anni, dove ero abbastanza solleticata, diciamo, dai rumori della mia Napoli, e stasera l'ho cantata qui a Barletta. E siccome il tema era il rumore di questo TEDx 2023, abbiamo portato questa performance che era dal rumore all'armonia, quindi siamo partiti proprio dal rumore, che può anche infastidire, fino ad arrivare all'armonia e ai suoni onirici tipici dei miei strumenti. Guardiamo ogni anno al passettino in più che possiamo fare, e quella è la voglia che ci porta ogni anno ad organizzare il TEDx successivo.
passettino dell'anno prossimo potrà essere un passettino che ancora una volta ci porterà a innovare il nostro format e noi ovviamente non vediamo l'ora. Torna l'iniziativa nazionale della Marcia Francescana in tanti dalla Puglia, meta finale Assisi per il giorno del perdono. Sentiamo di cosa si tratta. È partita il 25 luglio da Conversano e terminerà il 4 agosto ad Assisi. Parliamo della 41esima marcia francescana Oggi sarai con me in paradiso. Un cammino del corpo e dell'anima per vivere insieme a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia il perdono di Assisi. Il percorso pensato quest'anno dai frati minori di Puglia e Molise sta attraversando in questi giorni i centri di Putignano, Turi, Castellana Grotte, Alberobello, Fasano, Monopoli per giungere il 2 agosto. Agosto, giorno del perdono, ad Assisi. Momento centrale della marcia sarà l'ingresso dei giovani nella piccola chiesetta della Porziuncola di Assisi. I partecipanti si ritroveranno in migliaia sul sagrato di Santa Maria degli Angeli per vivere insieme un grande momento di festa. Attraverso il cammino della marcia francescana che cosa facciamo? Cerchiamo di preparare il cuore ad accogliere questo bellissimo dono. Come tutti i doni vanno accolti, anche quello del perdono, se il cuore è pronto, se è preparato, lascia il segno, lascia un segno di bellezza nel cuore. Quest'anno i marciatori di Puglia Molise sono circa una cinquantina. Ho distribuito un cerotto da portare dove loro vogliono. Su quel cerotto devono scrivere la loro ferita, cioè quella ferita che ancora brucia e che non gli dà la possibilità di avvicinarsi a Dio. Io sto marciando perché esco fuori da un periodo di discernimento, c'era un qualcosa nella mia vita che mi bloccava. Nella vita di una persona un'esperienza del genere è fondamentale perché molto spesso, anzi, non ci si ferma mai, anzi la società di oggi non ti dà modo e tempo di fermarti su te stesso, su quello che stai facendo, supporti quelle tre domande fondamentali: chi sei, da dove vieni, dove vai. Quindi un'esperienza del genere ti mette a contatto proprio con il tuo limite, ti mette a contatto con la scomodità, ti fa rivedere tutto da zero, anche il saper ringraziare anche di un prato per distendersi a terra e riposare un po'. Alta moda a Taranto, ieri sera la sfilata nel Castello Aragonese con Mediterranè e la grande bellezza. Vediamo. Il Castello Aragonese di Taranto ha fatto da scenario al fashion show Mediterranè e la grande bellezza. È uno degli eventi della seconda edizione di Mediterranè, Taranto e la dolce vita, il format nato da un'idea dei tarantini Mario Rigo e Angelo Labriola con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Puglia e più in particolare di Taranto, declinando il paradigma bellezza, sogno, passione e qualità. Una serata interamente dedicata alla moda. Una bellissima serata, il Castello Aragonese ha ospitato questo evento che ha dato la possibilità di mostrare agli ospiti quello che è l'haute couture nazionale ed internazionale con tre grandi firme. Abbiamo avuto Gianluca Saitto, Rosso Rame e Shuemura. Questa sera abbiamo portato in anteprima la collezione primavera-estate dell'anno prossimo, 24, e proprio come dire, un po' in anteprima rispetto alle presentazioni di settembre, proprio anche un po' come regalo alla città di Taranto per averci ospitato nuovamente. Noi ce la stiamo mettendo tutta per cambiare il panorama di questa città meravigliosa e portarla in ribalta nazionale. Portiamo due stilisti internazionali, portiamo un brand dell'Oreal, Shuemura, brand internazionale veramente per eccellenza. Pensate, soltanto 300 negozi in Italia posseggono questo marchio. Noi veramente cerchiamo di essere portavoci di bellezza, cultura, moda, spettacolo e soprattutto far vedere quanto è bella la nostra terra. L'orgoglio di cui noi ci possiamo riempire per quello che abbiamo intorno a noi, la fortuna che abbiamo intorno a noi, possa, diciamo, rappresentare la molla per un riscatto, non solo di Taranto, ma di tutto il nostro territorio. Puglia, il mio posto del cuore, cioè il posto dove io vorrei assolutamente venire a vivere, a breve, spero, beh, non brevissimo, perché insomma, un po' più in là con l'età, ecco, vorrei riposarmi in Puglia per il resto della vita.
perché la Puglia è meravigliosa, tutta la Puglia. C'ho una passione per la Valle d'Itria, ma tutta la Puglia è pazzesca. Dovunque guardi, dici, vabbè, che cos'è questo? Com'è possibile che sia così bella? Oggi giornata conclusiva della rassegna marateale in svolgimento a Maratea. Saranno protagonisti Pio Amedeo e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti. Nella giornata di ieri invece Spazio all'estero di Carlo Verdone. Carlo Verdone è stato il protagonista della penultima giornata di Marateale, premio internazionale Basilicata, che si conclude oggi a Maratea all'interno del Teatro sul Mare dell'Hotel Santa Venere. L'attore e regista romano, nel corso di una lunga masterclass in cui si è raccontato ad una platea di giovani che vogliono fare spettacolo, ha parlato di come il politicamente corretto ucciderà la commedia. Verdone è salito sul palco di Marateale, dove ha raccontato anche alcuni divertenti aneddoti del viaggio in treno che lo ha condotto da Roma in Basilicata. Oltre a lui, i protagonisti sono stati Richard Roxburgh, Silvia Colloca, Ron Moss ed Emma Stoccolma. Un riconoscimento speciale è stato assegnato alla giornalista Francesca Fagnani, padrona di casa del programma cult di Rai 2, Belve. In conclusione di serata, condotta da Daria Luppino, la proiezione del film Le ragazze non piangono, con intervista al cast e musica in Piazzetta del Gesù a Fiumicello con Ron Moss e DJ Set di Rai Radio 2. Sono un amico della Lucania, sono molto contento, anche perché sono stato pochi giorni fa a Matera, che non conoscevo, pensa te, e mi ha conquistato, una città meravigliosa. La Basilicata è tutta bella? È tutta bella, veramente, tutta bella, e amo soprattutto le montagne della Basilicata, mi piacciono tantissimo, il verde, le montagne, sono montagne importanti. Ha detto che è la terza volta che viene al Marateale, di conseguenza ama anche Maratea? Molto, molto, è poetica, è bellissimo, un golfo meraviglioso, tutto da Sapria qua, è bellissimo, è un quadro, è un quadro. Oggi il gran finale nel segno di due delle coppie più apprezzate dello Star System, il duo comico Pio e Amedeo e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti. Grande successo ieri a Matera al Sonic Park con Tananai, vediamo. Un 2023 in costante ascesa per Tananai, la piccola peste, questo è il significato del suo nome d'arte con cui lo apostrofava il nonno, ha spiccato il volo a suon di dischi di platino, successi e partecipazioni a Sanremo. Dei protagonisti indiscussi dell'estate italiana, dopo il tutto esaurito nei palazzetti in primavera, porta la sua musica nei principali festival della penisola e arriva a Matera per il Sonic Park. A Cava del Sole l'artista riunisce migliaia di fan registrando il sold out. È una location stupenda, commenta, questo sarà il mio primo ricordo di Matera, rendiamolo bellissimo. Va dall'ultimo album a quelli passati, alternando tormentoni come Pasta, super hit come Sesso occasionale e ballate come Abissale. I suoi brani delineano una personalità leggera, allegra, ironica, ma anche romantica e delicata. Inni all'amore e alle cose belle della vita, avendo fame di presente. Cantante e producer milanese, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, 28 anni compiuti a maggio, con le due partecipazioni al festival ha dimostrato che gli ultimi saranno al massimo quinti, riprendendo non proprio alla lettera la parabola evangelica, ma dandone comunque il senso. Il concerto si chiude col brano Clou, quello che racconta l'amore distante tra Olga e Maxima a causa della guerra. Il pubblico porta le mani al cielo ed è bello stare così. Ancora musica, prosegue il Canada Tour della band Salentina Kalashima con l'artista italo-canadese Andrea Romolo.
Sei amici del profondo Salento, cresciuti insieme suonando e cantando le melodie e i ritmi ipnotici del magico rituale della Taranta, continuano a conquistare il Nord America. Prosegue il Canada Tour della World Band Salentina Kalashima con l'artista italo-canadese Andrea Ramolo. Tra il 21 e il 30 luglio si esibiranno per le ultime tre date. A settembre e ottobre saranno poi protagonisti di ulteriori tappe in Marocco e Spagna, che presto saranno annunciate. La musica della tradizione reinventata con un mix di elettronica, melodie originali e atmosfere folk delle proprie origini. La band, catapultata sulla scena world internazionale, ha suonato in importanti festival internazionali. Siamo quasi alla fine di questa bellissima tournée canadese che ci ha visti impegnati per tutto luglio dell'estate 2023. Abbiamo iniziato veramente alla grande con il primo concerto ad Arborfront, è stato veramente intenso. E subito dopo siamo stati protagonisti della premiere per il documentario The South, sempre a Toronto, e da lì è partito questo tour, questa avventura bellissima che ci ha visto sui palchi dei maggiori festival di world music del paese, dalla costa est alla costa ovest. È stato molto faticoso, ma anche facile e bello da vivere, perché ad ogni concerto ci siamo ricaricati dell'energia incredibile del pubblico canadese, che quasi ci ha dato la sensazione di aspettare la tarantella, la pizzica che in qualche modo in questa epoca storica musicale ha sempre una maggiore riconoscibilità, si sta affermando come genere anche sul campo internazionale della world music. Partito lo scorso 2 luglio, il tour canadese ha toccato le più importanti città e festival del paese nordamericano, dove la band e Andrea Ramolo hanno presentato le tracce del disco scritto insieme dal titolo The South e l'omonimo documentario per la regia del pluripremiato Giuseppe Marco Albano. Sport, pallamano, la Junior Fasano, campione d'Italia in carica, potrà giocare le gare interne, nazionali e internazionali finalmente in una casa adeguata. Il nuovo palazzetto dello sport, vediamo. A maggio scorso la Junior Fasano ha festeggiato il quarto scudetto di pallamano maschile, battendo Sassari col punteggio di 32-26. Un traguardo storico per una città di provincia, ancor di più perché per anni la squadra del Brindisino ha dovuto giocare le gare casalinghe in una palestra scolastica. Per difendere il tricolore ed affrontare al meglio anche gli impegni internazionali, dalla prossima stagione la società potrà contare finalmente sul nuovo palazzetto dello sport, inaugurato in pompa magna con il taglio del nastro del presidente CONI Giovanni Malagò. Una grande soddisfazione per noi, insomma, avere a disposizione questo bel impianto nuovo. Ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo dovuto vincere qualcosina, insomma, per meritarcela. Adesso siamo qui dopo il quarto scudetto e finalmente possiamo usufruire di una struttura che possa essere adeguata e soprattutto che ci possa permettere anche di fare un salto di qualità ulteriore anche a livello internazionale. Il palazzetto è pronto, ma mancano ancora le opere legate alla viabilità, lavori che dovrebbero rientrare tra quelli previsti dai Giochi del Mediterraneo, visto che la struttura è tra quelle che saranno coinvolte nel 2026, sempre che si appianino gli attriti tra Regione Puglia, Commissario di Governo e Governo Centrale. Questa struttura, voglio ricordarlo, è inserita anche nei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante speranze sono riposte anche in questo evento, perché abbiamo bisogno della viabilità, di completare i parcheggi, e quindi questa occasione è unica e spero che il governo, la regione, il commissario possano definire tutti gli aspetti per poter completare l'opera all'esterno ovviamente del contenitore e celebrare qui una festa, un'altra festa nel 2026 con i Giochi del Mediterraneo. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.